Dopo il deludente torneo 1926-27 si comincia a parlare di fusione tra i sodalizi delle città ioniche. La fusione era diventata necessaria per diverse ragioni. Il direttorio, la FIGC di allora, aveva consigliato l'unificazione dei club cittadini perché c'è l'intenzione di creare dei campionati più ad alto livello, con meno fasi regionali e poi interregionali, quindi fasi finali tra Lega Nord e Sud, per concentrare il tutto in una prima, seconda e terza divisione nazionale con promozione e retrocessioni. I giocatori premono per avere delle retribuzioni ai loro servizi, ma la situazione economica non è delle migliori, quindi la fusione potrebbe essere conveniente. Ci sono pressioni da parte degli irriducibili audiaciani e pro-italiani perché non vogliono la sparizione della loro squadra ed inoltre gli stessi dirigenti sono in lotta per le migliori poltrone nella nuova costituenda società. Dopo varie traversie, l'8 luglio 1927, dalla fusione dell'Audace Football Club e dell'Unione Sportiva Pro Italia, nasce l'Associazione Sportiva Taranto. E il 1927-28 è il primo campionato per la Taranto e i rossoblù partono dalla prima divisione, in pratica l'attuale Serie B. Il debutto ufficiale il 25 settembre 1927 allo stadio Corvisea, il Valentino Mazzola. Taranto ideale ai Bari 2-0. Dall'ideale e dal Bari FC nascerà nel febbraio del 1928 il Bari attuale. Era destino che i Galletti, gli acerrimi nemici di sempre, fossero i primi avversari nella storia del Taranto. Di Eugenio Rossi, proveniente dalla Juventus, arrivato nella nostra città per il servizio di leva, il primo gol ufficiale. Ed ecco come la Gazzetta di Puglia lo racconta. Motto la passa a Marino che dà a Mongelli, il quale restituisce a Marino che stringe al centro per Rossi che al volo scaraventa in gol. Finisce con un anonimo quinto posto il primo campionato di rossoblù, ma con due risultati di prestigio, contro la Fiorentina 0-0 in casa e 1-1 a Firenze.